Qui i soldi ci sono, non dipendono nemmeno dal PNRR, ma dal bilancio nostro interno. Noi per la prima volta entro il 2026 colmeremo gli organici della magistratura. La magistratura ha un organico di 10.500 magistrati, ma non è mai stato riempito. Siamo sempre al di sotto del 10, del 15, anche del 20%. Attualmente sono circa 9.000 i magistrati in funzione. Entro il 2026 noi abbiamo già in piedi tre concorsi per 400 posti ciascuno, il quarto sta iniziando, il quinto è prossimissimo. Comprimeremo anche i tempi di correzione degli elaborati, che oggi sono dannatamente lunghi, e quindi entro il 2026 noi avremo un'assunzione di 1.900 nuovi magistrati. Abbiamo incrementato 9.000 persone per gli addetti all'ufficio del processo e entro il 30 giugno ne assumeremo altri 4.000. E un'altra cosa che siamo riusciti a fare è stato di, almeno in parte, rimodulare alcune condizioni che ci erano state poste, soprattutto su quanto riguarda l'ufficio del processo. Questo è un argomento molto delicato. Noi dobbiamo essere ovviamente in perfetta linea con quelle che sono le direttive europee, pacta sunt servanda, però resta il fatto che certi aspetti possono essere rimodulati. Per esempio, per quanto riguarda l'ufficio del processo, cercare, ecco, di dare più stabilità a quelli che sono gli assunti negli ambiti degli uffici giudiziari, perché assumere a termine significa demotivare